Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like. Come scaricare, oggi vi spiego come scaricare Overwatch 2 gratuito su PC attraverso battle.net, attraverso Blizzard. Basta farsi un account, accedere al launcher e scaricare Overwatch. Come potete vedere, sono sul sito che lo troverete in descrizione. Andate su account, qui c'è scritto accedi, oppure se non hai un account ti fai un account battle.net. Accedi. Ok, io ho fatto l'accesso, sono TonyGamer17, qui c'è il mio tag e il mio codice. Gioca subito. Quindi qui ci sarà Battle.net, che sarebbe questo launcher, Battle.net, perché su questo launcher qui io scarico, ci avevo scaricato Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare 2, quella beta. Quindi andate su Battle.net, fate scarica, Overwatch Setup.exe, scarica. Apriamo il setup. Come potete vedere, io, visto che avevo già battle.net, è già apparsa questo pannello, quindi mi basta solamente fare avvia installazione e me lo installa subito subito. Invece per quelli che non hanno proprio battle.net, che hanno per la prima volta il PC, quindi davanti a voi c'è il PC e non avete mai giocato a nessun gioco, quindi che vi dico di fare? Andate su battle.net e fate scarica battle.net, create l'account, fate l'accesso e lo troverete proprio su battle.net. Quindi io adesso avvio il launcher. Andate su negozio, qui c'è scritto Overwatch 2, scendiamo fino a giù, clicchiamo qua sopra, eccolo qua, Overwatch 2, fate scarica, inizia a giocare ora, scegliete la vostra cartella dove scaricare il gioco, io scelgo questo SSD. E faccio avvia installazione, molto semplice. Quindi, come ho detto, se non avete battle.net sul PC, fate direttamente sul browser e vi scaricherà automaticamente questo setup, oppure per quelli che hanno già battle.net andate sul negozio, come ho fatto vedere, e voilà, eccolo qua, Overwatch 2 si sta scaricando. Quindi, visto che è uscito alle ore 21 il 4 ottobre, la coda è piena, quindi aspettate il vostro turno, che i server sono pieni. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!